Questo video non è uguale agli altri già pubblicati su YouTube, ma è simile a quello che ho recentemente fatto vedere al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle procure di Benevento, Roma e Perugia. La vicenda giudiziaria che ascolterete è stata vissuta da me e da me è stata denunziata ai magistrati, ai prefetti e a parecchi ministri. Dal 1997 al 2024, fino ai giorni recenti, senza però vedere un condannato a 3 giorni di domiciliari. Vi racconto rapidamente i fatti che hanno fatto accartocciare la procura, il tribunale e la prefettura di Benevento. Ultimatum voluminoso fabbricato allo scopo di ingrandire i locali espositivi del negozio di arredamenti di mia moglie, il 17 agosto del 1997 ci trasferimmo in prossimità di Benevento. Ma gli amministratori comunali di Sant'Angelo a Cupolo fanno tappare via Vallone San Nicola con un muro abusivo e una cabina elettrica, eretti illecitamente dall'Enel sulla sede stradale, in difformità alla delibera di giunta, che invece concedeva la facoltà di ubicare la cabina accanto al muro del cimitero, nel terreno di un consigliere comunale, che poi vi farò vedere ed ascoltare mentre sbotta, mi sfancula e mi promette un pranzo dinanzi ai tecnici che picchettano la via comunale. Ecco la mappa catastale allegata alla delibera. Ed ecco la foto della cabina posta sulla sede stradale. Quattordici anni dopo la posa della cabina elettrica e dopo innumerevoli denunzie ai carabinieri e alla procura di Benevento, l'Enel fu obbligata a togliere il prefabbricato dalla sede stradale, cosicché anche i tecnici comunali furono obbligati a picchettare via Vallone San Nicola palmo a palmo, dal cimitero al secondo sbocco. Incrocio, meglio, con la provinciale 18. Ascoltando il video ripreso mentre i geometri fissavano i picchetti, è facile capire chi aveva fatto chiudere la strada e perché. I sindaci, il capo dell'ufficio tecnico e il primo confinante della strada comunale avevano mentito ai giudici, affermando che quella via non è mai esistita. Ripeto, hanno detto così ai giudici, la via non è mai esistita. Ecco il video. Allora, i picchetti che vedete rosso, questa è la proprietà comunale, così riportati in catasto. Allora, i picchetti stanno là, ve li fate controllare anche da un vostro tecnico. Se volete venire, vi faccio vedere. Allora, questo è l'ingresso. Uno e due. E l'imbocco. Da questo punto qua sale su quel termine là. Quindi questo termine è esatto. Questo è Sale su lui. questo punto. Io non sto misurando le vostre proprietà. Io sto Esatto. misurando la proprietà comunale. Comunque. Allora, io vi dico, questo è il punto in cui ricade La la via. linea La catastale, via. cioè di questa parte qua è proprietà in comune. Perfetto, perfetto. Da questo punto qua collega con questo punto qua. Sì. Ok? Sì. Poi da qua in poi fino a quel punto è la linea E via catastale comunale. comunale. Da quel punto lì si collega Al punto che con sotto. questo punto qua intermedio Sì. e l'incarico me lo date lo svincolo. Un Non mi svincolo. date l'incarico di tracciare tutta la strada. Questo è, da questo punto qua arrivo su Ah, ma quel punto scusa, non ti lì. hanno dato l'incarico di tracciare tutta la Lo strada. svincolo per i lavori che devono fare. Ho capito, ho capito.
Senti, io non capisco, ma non ti fa piacere che te fanno la via, perché sì. Te questi termini non sono giusti. Ma hai detto che non sono giusti. No, una cosa è quella io te l'ho detto sempre che questa era proprietà mia. Aspetta, una cosa è quella che dici tu, è una cosa che... È quello che ha detto un tecnico abilitato. Non è stato mai esistente. Allora... Vuoi mettere il pizzetto? Il pellet non è che mi interessa. Se tu fai la via ti pagano un pranzo. A due cazzo. Ma perché ti incazzi? Mo ti fanno la via. Ti sto dicendo, si fanno la via. Ma mo, scusa, no? Si fanno la stamattina tu ti hai incazzato con me, stivi tutto ingrifolato, ti fanno la via. A me non se non la fanno loro, la faccio io. Ah, fai. E ti pagano pranzi. Ti ringrazio, io. No, perché. E ma perché ti hai pigliato tanta collera stamattina? Te la pigli con me? Se no, non mi pigliare. Se tu, no. Ma scusa, ma perché ti pigli collera se ti fanno la via? No, ma infatti io ti ho detto sempre no, che no, mi è comodo. Mi è comodo. E perché non ti sempre, sei impegnato? Perché... Te potevi impegnare quando eri no. Consigliere di maggioranza. Sindaco, ma quella via quando la volete aprire? Vuole stare. Ah, non la conosci tu, giustamente, no? Per lei ancora non esiste, no? Poiché ho tante cose da fare e poiché hai deciso che ne dovevamo parlare in tribunale, noi parliamo in tribunale così come stiamo facendo e se no parliamo sempre gli stessi giorni. E dica che cosa vuole sapere, subito subito. Allora, quella strada è occupata da privati, la volete liberare? La strada non ce n'è. Ah, non ci sta? Non ce n'è strada, assolutamente, non ce n'è strada. Ah, ecco. E allora i suoi tecnici stanno dicendo le palle? Non lo so, io dico quello che sto io, i miei tecnici dicono quello che sanno loro che conosco. Io do la scuola, io ti parlo degli anni 55-56. E quindi dicevi no? Io la fatica, io usciva così non al cimitero. Ci passavano tutti quanti. Sì. Nonostante l'impegno sottoscritto dall'ENA, dal capo dell'ufficio tecnico e dalla loro sindaco Fabrizia D'Orta, il muretto che ostruisce la via non è stato più abbattuto, ma nemmeno il rimanente tratto di strada è stato liberato dalle recinzioni abusive, dagli alberi e dal fabbricato costruito sulla sede stradale. Pertanto, la via comunale è rimasta un sentiero di campagna, in violazione del codice della strada, alle leggi urbanistiche e all'obbligo di favorire l'insediamento delle attività produttive, come quella di mia moglie, in aree edificabili. Vedi foto. In breve sintesi, gli amministratori e il capo dell'ufficio tecnico, ingegnere Maioli, tuttora permettono ai trasgressori, ai paesani e ai compagni di partito di occupare la via con relitti d'ogni genere. È una casa invasiva della strada. Tappando l'imbocco primario di via Vallone San Nicola, gli amministratori comunali hanno impedito l'accesso dei camion al mio fabbricato. Hanno lasciato la strada in stato di abbandono, non hanno eliminato i rischi sul secondo incrocio, perché su tale incrocio la via comunale cala in forte pendenza sulla strada provinciale 18, al centro di una curva molto angolata, priva di visibilità, di dossi di rallentamento, di strisce pedonali e di marciapiede. Il procuratore, i giudici e i prefetti che si sono susseguiti nel tempo sono stati costantemente informati delle molteplici violazioni di legge, ma tutti hanno chiuso gli occhi ed hanno protetto i delinquenti.
Anche i ministri e i governatori regionali sono stati informati, ma nessuno ha spazzato via gli amministratori corrotti, nessuno ha commissariato il comune, nessuno ha ripristinato lo stato di legalità. Quantunque un solerte procuratore aggiunto abbia accertato i reati denunziati. Leggete ed ascoltate cosa scrisse il procuratore aggiunto al dottor Policastro 7 anni fa. È stato accertato che la struttura, seppure acquisita al patrimonio comunale, non risulta ancora demolita, nonostante l'opera edile sia stata costruita in parziale difformità al permesso a costruire ed è stata anche inserita nel PUC con una superficie ridotta rispetto a quella reale e pertanto è stato disposto l'apertura di un nuovo procedimento per i reati di cui gli articoli 110, 323, 328, 476 e 479 del Codice Penale. Nel complesso, alla luce dei preliminari accertamenti, emerge la fondatezza dell'esposto del Paradiso, che dovrà essere oggetto di specifiche e mirate indagini nell'ambito dei procedimenti prima indicati, di competenza di questa procura. Ma il dottor Policastro non volle tener conto dei numerosi reati individuati dal dottor Giovanni Conso. Perciò tolse il procedimento penale al suo primo collaboratore. Insabbiò le mie querele, parecchie, e le fece macellare da altri sostituti, più obbedienti ai suoi comandi. Dopo 27 anni e 53 querele macellate in tribunale nello stesso mattatoio della procura, via Vallone San Nicola è rimasta una mulattiera di campagna, ostruita da un muretto, da recinzioni abusive e da un fabbricato costruito sulla strada. A causa dei mancati controlli e delle responsabilità penali dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico comunale e del sindaco Cataffo, messo fuori causa non dalla procura di Benevento, ma dai suoi stessi compagni di partito, il 6 agosto 2024, pochi giorni fa, quando i tradimenti del primo cittadino sono diventati intollerabili. È intollerabile persino dai suoi stessi assessori. Per aver denunziato la collusione tra delinquenti, autorità di governo e magistrati, io sono diventato bersaglio degli amministratori comunali, della Polizia di Stato e del procuratore Aldo Policastro. Infatti, ho subito 7 arresti temporanei, svariati abusi, un ricovero al pronto soccorso e un accertamento sanitario coatto, perché contesto il prefetto e il procuratore con i manifesti, compostamente seduto a bordo strada. Sono stato perciò colpito da 15 querele, 7 arresti e da misure restrittive della libertà che mi hanno impedito di circolare negli uffici di giustizia come fossi un ergastolano. Ho subito 3 querele dagli amministratori comunali, una querela dalla Digos, una querela da un'ispettrice di polizia giudiziaria e 6 querele spinte dal dottor Policastro.
e due querele sporte dal procuratore generale, dall'avvocato generale della Corte Penale di Appello di Napoli. Il procuratore Policastro mi ha fatto rinviare a giudizio 6 volte, ma davanti ai GIP e nei processi mi sono difeso con filmati ed elementi probatori incontrovertibili. Ho posto in luce le falsità raccontate da chi mi querela ed ho mostrato gli illeciti accaduti in municipio, in prefettura e negli uffici di giustizia. Visto che i documentari sono tanti, vi mostro solo cosa accade in procura, mentre consulto un fascicolo. Guardate il video. Questo è un fascicolo che tiene 8 anni, compie ad agosto, con una prima denunzia, 2012 un'altra denunzia, 2012 una terza denunzia. Ma il problema è che qui dentro non c'è nemmeno, come vedete, non c'è nemmeno un DVD. Come, scusi, può vedere? Insieme a me, perché questi potrebbero dire che sono io che li faccio sparire. Di tutto se ne vede. Allora, guardi qua, guardi qua, guardi qua. Non c'è un solo DVD. Qua ce ne stanno parecchi di DVD che ho legato insieme alle denunzie, formulate per iscritto e su DVD allegato. Più i DVD che ho fatto con le opposizioni, che ne sono una marea. Allora, eccola qua. Mo li vedo uno per uno e vediamo quello che ci manca. No, io come dimostro che qua ci mancano la roba? A chiacchiere? Poi arriva un altro professore, chi la vede una mano? Perdere qua. Allora faccia la. Secondo lei io ne tengo la perdere. Non so, non mi interessa, io sicuramente no. Allora lei prenda. Ma lei chi è? Vuole dire il nome? No, non lo dico il nome perché lo vuole registrare. Sono ispettore di polizia, allora lei no. Ma non lo dice il nome? No. No, io non la conosco, non so chi è. Ma scusi, allora, no, lo sa, so, no, mi ha chiamato per cognome. No, so solo il cognome, però non mi interessa. Io sono abituata a vedere gli ispettori di polizia che non si prendono. Senta un po'. Va bene. Allora, lei mi deve dare il documento a me, noi a lei, no, innanzitutto. Ma scusa, che sembra mi... lei che io no, so, e io sono responsabile. Ma santa Madonna, io ho il personale incaricato, devo fare la trafila con il personale di polizia. Deve fare una richiesta, deve fare una richiesta, faccia la richiesta. Ma io me la faccio direttamente con la signora, lei non è responsabile del procedimento. Siamo stati chiamati come forze di polizia perché. Ma santa Madonna, ma chi l'ha chiamato? Lei sta urlando, il personale civile, lei sta urlando. È facile dire che io urlo, io sono venuto qui in silenzio per chiedere la cosa. Oh no, adesso dice che io urlo, io parlo, parlo, però non posso parlare, guardate quando ne siete, 6 o 7. Ma andiamo, se no dice che lo stiamo circondando. Andiamo. Sentite, voi ci state scherzando, ma con la postura, per questi fatti, per questi fatti. Oltraggiando, fatemi capire, mi sta minacciando, mi sta minacciando, non mi minacci, non mi minacci. Io l'ho minacciato. No, sì, se si sta buttando addosso a me, non mi minacci, non mi minacci, non sorrida, faccia la richiesta, faccia la richiesta. No, lei che sta facendo da stamattina, da quando è arrivato. Vuole continuare a provocare lei a me. Non mi fa uscire su. Non mi provocherà perché io... Mi restano 2 processi, uno a Roma e l'altro a Benevento. Ma finora sono stato sempre assolto con formula piena, perché ho provato che i miserabili mi denunciano per fatti insussistenti, facendo abuso di misere menzogne, di vigliaccate e di luride falsità, che pure i loro testimoni hanno smentito nei processi. Ad opera del prefetto, della Digos, della Polizia Municipale di Benevento, sono stato altresì privato del diritto di esprimermi con i manifesti. Tanto è accaduto a seguito di svariati sequestri e di sanzioni pecuniarie che però sono state recentemente annullate dal giudice di pace, in quanto fondate sulle falsità e in violazione dei diritti protetti dalla Costituzione italiana.
il prefetto, i suoi dipendenti, il suo capo di gabinetto e la polizia di Stato hanno visto e non hanno denunziato gli abusi di autorità operati in violazione degli articoli 13, 21 e 42 della Costituzione, ossia per l'inviolabilità della libertà personale, del diritto di espressione e del diritto di proprietà. Infatti, il manifesto che ora vi mostrerò non può essere sequestrato dai poliziotti chiamati dal prefetto, perché in tal modo gli agenti impediscono la pubblica denuncia di occupazione di sede stradale ed abusi edilizi illecitamente protetti dagli amministratori comunali, dalla prefettura e dalla procura della Repubblica di Benevento. Pongo in evidenza che le sanzioni inflitte dal comandante della Polizia Municipale di Benevento e gli atti ingiuntivi del prefetto Torlontano sono stati annullati dal giudice di pace con le motivazioni che replico testualmente. La sanzione esula dal dettato normativo contestato per rientrare, come giustamente ritiene il ricorrente, nel diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, quale può essere un sit-in, nello specifico, che non lede i diritti altrui, previsto per tutti dall'articolo 21 della Costituzione. Queste cose il prefetto non le sa. Dubito. Con un'ennesima cattiveria della questura, mirata ad opprimere, vessare, annichilire e discreditare un composto contestatore, ho subito un accertamento sanitario obbligatorio da un agente della questura che mi sottoporrà a visite specialistiche, interrogatori e 370 test psicoattitudinali, avendomi descritto come un pericoloso psicotico con queste precise parole: abnorme, anormale, delirante, farneticante, imprevedibile, minaccioso, intollerante agli ordini di autorità e riottoso ad ogni forma di regola sociale. Non appare vano evidenziare che ho lavorato per 42 anni al servizio del Ministero dell'Istruzione, che sono incensurato, ho 73 anni, sono amato e rispettato dai miei figli, sono stimato dal personale scolastico e da tutte le persone che mi hanno conosciuto, da studente e da pensionato. Persino da una agguerrita professoressa di filosofia di Benevento. Detto questo, pongo pochi quesiti ai gentili teleascoltatori. 1. Vi pare giusto che un uomo premuroso, gentile e rispettoso delle leggi debba essere vessato, malmenato e fatto apparire agli occhi della gente come un pazzo, un delinquente, un rompiscatole o un vecchio deficiente? 2. Vi pare normale che nessun quotidiano abbia fatto sapere cosa reclamo e cosa pretende Attilio Paradiso, dal comune di Sant'Angelo a Cupolo, dal prefetto, dal procuratore Policastro e dal capo dello Stato? 3. Vi pare normale che un padre di due figlie benedette da una santa
venga trattato peggio di Ilaria Salis, al pari di un extracomunitario privo di diritti di cittadinanza, privo di permesso di soggiorno e persino privato del diritto di lavorare in uno dei rari prefabbricati costruiti a norma e senza sussidi dello Stato, nel comune di Sant'Angelo a Cupolo. Quarta, per ultimo, domanda. Perché il ministro dell'Interno, Piantedosi, il ministro di Giustizia, il ministro dei Trasporti, Salvini, e il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, non hanno fatto nulla per obbligare il prefetto a ripristinare lo stato di legalità in un piccolo paese amministrato da falsari, da collusi, da traditori e da pirati? Mi dovrò ancora difendere dalle perseveranti insinuazioni del dottor Policastro. Ma nei mesi a venire dovrò pure demolire le accuse del procuratore generale della Corte Penale di Appello di Napoli, ora in pensione, e del suo avvocato generale del Pubblico Ministero di Roma, perché sono stato da loro imputato per calunnia. Ma presumo che a Roma non mi daranno la facoltà di portare a termine il processo posto in essere dal procuratore Policastro e dalle succitate autorità, in quanto temo che il processo non si farà. Infatti, la prima udienza è già saltata, in quanto la procura romana ha notificato gli atti alle parti offese nonostante abbia avuto con notevole ritardo, molto ritardo, nonostante abbia avuto un anno e mezzo per farlo. Oramai niente mi scoraggia e nulla mi scoraggerà nei mesi a venire, perché pure un calcio nel sedere di una bravissima insegnante elementare mi terrà in vita e mi spingerà ad andare avanti in cerca di giustizia. Ciò che invece mi manda in sofferenza è l'indifferenza dei governanti, dei dirigenti scolastici, dei docenti e dei clienti che per mezzo secolo hanno avuto bisogno della mia modesta manodopera. Sono stato multato 4 volte e 4 volte sono stato annullate le sanzioni. Sono stato accusato e rinviato a giudizio 15 volte, ma finora sono stato assolto 13 volte con formula piena, perché ho dimostrato che le accuse sono state supportate sempre con squallide menzogne. Ce la faranno i magistrati riuniti di Roma, Napoli e Benevento a castigarmi? Perché mi so rialzare ogni volta che cadono dalla bicicletta. Ringrazio e vi do appuntamento al 14° e al 15° processo. Arrivederci, se Dio vuole. Mi, che c'è? Che vuoi? Miau, miau. Hai rotto le scatole per 15 minuti. Che vuoi? Vuoi un bacetto? Vieni qua, vieni. 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 Oh, brava, brava.